Non ho mai provato niente del genere, basta. Siamo in una bolla di energia paranormale. Le mura di questo posto trasudano esoterismo, visto che è stato la casa di pratiche spiritiche. Io penso proprio che qui ci possa essere questa dama, è vero? Vaghiamo in cerca di spiriti, demoni o rituali. In posti dove nessuno di voi. Ok, ok. Oh my god. Metterebbe piede. Io voglio andare via, non ce la faccio. Siamo l'unica e vera famiglia. Battiti! A caccia di fantasmi. Three, two, one, go! Famiglia, noi non è che andiamo sempre a caccia di fantasmi o andiamo a litigare coi demoni o con le streghe. E intanto ci prendiamo anche dei momenti per noi. Guardate che bel posticino, ragazzi. Negli anni abbiamo avuto, diciamo, certi fotografi. Finalmente abbiamo raggiunto una qualità video incredibile. E questo grazie alle nostre forze e al vostro supporto. Quindi se non ti sei ancora iscritto, fallo, perché se non lo fai non ci vado e non ci andiamo. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale e a tutti i nostri social, Instagram, TikTok, quello che ti pare. Pensate, ragazzi, che questi qui che abitano qui non lo sanno, o forse sì, forse non ci sono mai entrati, e noi siamo qui per fare quello che non hanno il coraggio di fare. Personaggi celebri di spessore culturale con il vizio di eseguire rituali esoterici molto pericolosi. Come sapete, nella villa ci hanno vissuto per parecchi anni dei personaggi particolari. Uno tra tutti, Lord Byron. Come sapete, Lord Byron e l'aristocrazia di quel periodo era solita ritrovarsi per fare esperimenti di dei tipi più disparati, però tutti che avevano a che fare con l'occulto. Ci troviamo nel punto più esoterico di tutta la villa. Pensate che qui quelli che frequentavano la villa si riunivano per parlare dei loro esperimenti sullo spiritismo. La villa è perfettamente rettangolare, quindi costruita in chiave esoterica. Questo sentiero porta giù dove stavamo prima, alla fonte, dove c'era l'elemento terra e acqua, ed è qui che si ricaricavano delle energie per poi entrare e svolgere le loro sedute spiritiche e contattare così gli spiriti. Tutto costruito a quel fine. So di persone che venendo qui hanno avuto degli incontri tra virgolette particolari. Soprattutto mi parlavano delle ragazze quando qui ancora c'era la scuola e venivano a fare le pulizie per il comune circa una decina di anni fa, quando facevano il teatro della scuola. Quindi arrivavano nel tardo pomeriggio, pulivano e sull'imbrunire scendevano le scale. E mentre pulivano sentivano movimenti strani o come delle presenze all'interno delle stanze. Si sono girati e hanno visto tre donne affacciate alle finestre nel salone centrale. So che sei qui, Lord Byron. Percepisco la tua presenza. Quindi vi potete immaginare che energie ci sono in alcune stanze, in alcuni parti della villa. Accendiamo. Adesso posso aver visto l'ombra nera io. Scusate, ma cos'hai? Dopo gli avvertimenti del signor Christian e del custode Virgilio, registreremo degli audio proprio dove Lord Byron e Mary Shelley, autrice del famoso Frankenstein che scrisse proprio in questa villa, passavano molto del loro tempo, eseguendo probabilmente qualche pratica spiritica.
La particolarità del recorder digitale che utilizzeremo, posseduto anche dall'icona del paranormale Zack Bagans, l'assenza di file da scaricare, la riproduzione del rumore bianco che aiuterebbe il contatto con gli spiriti. Lord Byron frequentava questo luogo e noi stasera lo cercheremo. Quindi adesso io direi di fare una cosa. Noi stanotte entreremo qui dentro e sappiamo che tu sei all'interno di quelle stanze ed anche la dama che si dice si aggiri proprio in questo piano, non su quello basso ma sul secondo piano. Quindi siamo pronti a entrare in questo posto, far calare la luce del sole e venirvi a trovare. Vieni, vieni qua. Guarda. Senti che cosa strana che si sente. Eh? È stranissima sta cosa. C'è un'energia surreale qua. C'è un'energia surreale. C'è qualcosa, guarda. Guarda i peli dritti. C'è un'energia surreale. Come se qualcosa fosse seduto qui. Hai sentito? Prendi il registratore. Prendi il registratore. Ah, ce l'ho io, ce l'ho io. Lord Byron, questa è casa tua. E lo è stata. Lo sai che ti veniamo a trovare più tardi? Registrazioni non diedero risultato, ma poco dopo vivemmo questo strano fenomeno agghiacciante. Siamo all'interno di Villa Webb, uno dei posti più infestati d'Italia. Ci è passata la più grande classe e nobiltà che è esistita qui a Lucca. Porco, che cazzo è? Che cazzo è? Guarda, gira! Porco cazzo! Siamo! Per favore, ti chiedo, ti puoi avvicinare a me e dirmi qualcosa? Sei qui in questa villa? Abiti qui? Una voce sembra aver pronunciato il suo nome per poi continuare con qualche termine indecifrabile. Questa famiglia è la stanza di Lord Byron, proprio come ci ha detto Christian, ci ha parlato di questa stanza e guardate quanto è affascinante e pensate che tra poco, appena il sole sarà calato del tutto, staremo qui e lo affronteremo e cercheremo di capire chi era e cosa faceva. Chissà che magari
non ci risponda davvero. Qui ci sono due specchi comunicanti. È incredibile sta cosa, perché questa cosa in esoterismo ha un senso. E Lord Byron, questo è il tuo letto. Chissà che magari non mi ci metterò a fare una dormita. Proprio prima abbiamo registrato delle cose assurde con il cellulare. Raga, non è normale. Senti. Che cazzo? Oddio, no, l'ho sentito! No, chi era? Oh! Un colpo da me! Chi è a parlare? Sì, ma non sono rimasta così perché non so chi era. Sì, tipo. Ma dice che non c'è niente a sta vita. Silenzio. Non mi lava la lampada. Chi c'è? Non mi sta preoccupando. Oh, eccolo! Da solo, eh? Oh! Da solo, eh? Qualcuno è arrabbiato con noi? Un verso terrificante. Abbiamo chiaramente sentito qualcosa colpire un oggetto ed inspiegabilmente uno strillo che è stato captato lievemente dalle nostre camere. Qualcuno è arrabbiato con noi? Ora Cristiano, rimasto fuori dalla villa, si unirà a noi. Io non fare una gestazione qua. Secondo me è lì, fra. Su, via, viene sempre da sotto. O viene da sopra o viene da sopra. Lasciamo la luce là. Sì, voglio pensare che parte. C'è stato nel telecamera, forse non li piego ora. Hai sentito? Oh. Un verso davvero agghiacciante, con una seguente manifestazione fisica, forse di un oggetto fatto cadere. No, 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 quel rumore. Qualcosa faceva un... Chi c'è qua? Ragazzi, si è unito a noi anche lui. Si è unito. Stiamo sentendo un casino. Si è unito anche lui perché sta succedendo un casino. C'è qualcuno qua? Silenzio, fermi tutti. Fermi. Fammi sentire la tua voce. Ha parlato. Ma ci sono le sue. Dove sta quello? Ora accendiamo, sì. Fammela sentire ancora. Cammina. Leva un po' qua, cazzo, di luce, fra. Fammela sentire ancora. Oh, è passata una sfera di luce! Dove? Due! Qua, aspetta, sì, riga! Facciamo la registrazione. Vai. Se ci sei, per favore, parla. Dici qualcosa su questo registratore adesso. Lo sappiamo che ci sei.
ci sei, per favore, parla. Dici qualcosa su questo registratore adesso. Lo sappiamo che ci sei. Scusa, era un mobile. Oh, oh, che era? Registratore adesso. Lo sappiamo che ci sei. Che? Non è questo un mobile. Cazzo è? Sabrina. Sono passi! Ha detto no. Sabrina! 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 Come ti ce l'avevo smessa anche? Perché mi trovano sempre a me? Che incredibile, so! Adesso apposta ho visto l'ombra nera io! Scusate un attimo! Cos'hai? Cos'hai con Sabrina? Cosa vuoi da Sabrina? Perché ti sei fatta vedere da Sabrina? Cosa ti piace di Sabrina? Diccelo al registratore. Che chiama Sabrina potrebbe essere quella della dama famosa proprio su questo piano. Ciò che è sicuro è che siamo di fronte ad una notte che ha cambiato completamente il nostro concetto di ghost hunting. Eventi paranormali in continuazione. È la donna!